Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo presentarvi questo modulino molto semplice con il quale io ho fatto un orecchino, facendo anche il sopra. Ora però vi volevo far vedere, non ho avuto tempo di farlo perché mi sarebbe piaciuto comunque farvelo vedere, che può avvenire anche una bellissima collana, vedete? Con tre modulini molto semplici si può fare un bell'oggetto. Ok, allora, questo modulino che io volevo chiamare, penso ci siano altri nomi di altri progetti uguali, però mi dà l'idea proprio di un modulo barocco, quindi volevo chiamarlo modulo barocco. Poi vediamo se in corso d'opera lo cambio. Ah, un'altra cosa, l'ho fatto anche con i cipollotti. Poi la misura dei cipollotti ve la metto nell'info box. Voi sapete che sotto tutti quanti i miei tutorial nell'info box c'è il materiale. Viene ugualmente, il modulino viene molto grazioso, molto luminoso. Ha un unico difetto, perché i cipollotti non sono uguali e quindi delle volte hanno delle misure leggermente diverse. Rimane leggermente ondulato, però diciamo che è una cosa che si può, non è molto invasiva, insomma, si può comunque fare un orecchino, mentre invece vedete con le perle è tutto più dritto. Però, insomma, diciamo che questa è una valida alternativa. Ok, adesso vi vengo ad elencare i materiali che mi sono serviti per fare questo orecchino. Intanto delle rocaglie della Toco, le Permanent Finish Galvanized Starlight, le 11.0. Delle rocaglie ne servono tre colori, almeno come ho fatto io il modulo, sono necessari tre colori. Poi, sempre della Toco, sempre 11.0, questo color bianco perla. Purtroppo non mi ricordo più qual è il tipo. E poi, per abbinarlo alle perle azzurre, sempre della Toco, le 11.0, questo bellissimo colore, poi si toglie con l'uso il colore. Poi, come 15.0, ma ne servono veramente poche, della Miyuki, 15.0 della Miyuki, voi sapete io per le 15.0 uso soltanto le Miyuki, le 10.53, le Galvanized Yellow Gold. Poi, come perle, allora la prima colorazione di perle, ne servono di due misure: le 4 mm della Swarovski, questo bellissimo colore Tiffany, e poi sempre della Swarovski i 3 mm Jade Pierre. Poi invece le bianche, io ho usato questi due colori, potete usare anche tutto un unico colore, poi questo come volete. Queste sono delle perle da 4 mm di Cadoro. E invece queste altre sono, perché non le avevo veramente della Swarovski bianche da 4 mm, le ho finite. Le perle da 3 mm Swarovski, eccole qua. Ok, io direi che possiamo. Ah, dimenticavo. Servono anche color perla, dovrebbero essere queste, le perle Ceylon, sì, le 591-80 della Miyuki, perché sono leggermente più piccole e diciamo che il modulino viene meglio. Ok. E una monachella se volete fare il semplice modulino, o perno se invece volete poi cimentarvi a fare anche il modulino al lobo. Questo è da 0,8. Ok. E come filo io ho utilizzato questo non me lo trovo, un Farline da 0,12,
Però ho usato anche il 1G per una prova e devo dire, vedete, questa prova è stata fatta con l'1G e devo dire che tutto sommato va benissimo anche questo. Ok, io direi che possiamo procedere con il tutorial. Buon lavoro! Allora, iniziamo intercalando una rocaglia 15-0 con una rocaglia bianca, un'altra 15-0 e poi una rocaglia 11-0 blu. Dobbiamo sempre intercalare questi colori. Ecco, sempre con una 15-0, mi raccomando. Quindi tra le 11 dobbiamo sempre inserire una 15-0 e poi dobbiamo mettere una volta una rocaglia bianca e un'altra volta una rocaglia azzurra fino ad avere sul lago quattro rocaglie azzurre e quattro rocaglie bianche. Abbastanza semplice. Poi se iniziamo con una rocaglia da 15-0 dorata, termineremo con una rocaglia 11-0. Ecco, mi avvicino per farvi vedere bene. Vedete, ho intercalato una 15-0 e avremo 1, 2, 3, 4 rocaglie bianche e 4 rocaglie azzurre. E chiudiamo a cerchio, semplicemente così. Sono fuori. Faremo un nodino, anzi faremo più di un nodino per chiudere il lavoro. Ecco qui. E faremo 2 o 3 nodini. Poi se abbiamo lasciato abbastanza filo possiamo anche ripassare con l'ago che il filo non si sfili. Ok, adesso io non starò a ripetere, però dovrete al limite ripassare un'altra volta. Adesso noi usciamo dalla rocaglia dorata 15-0. Ora diciamo che le rocaglie 15-0 non ci occorrono più. In questo momento ci serviranno soltanto alla fine della lavorazione, quindi possiamo inserire le 11.0. Ecco qua. Quindi adesso lavoriamo con tutte 11.0. Quindi sopra la 15.0 noi inseriamo una 11.0, usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta. Attraversiamo la 11.0 bianca e poi ecco, andremo ad inserire sopra la 15.0 una 11.0. Dobbiamo sempre rientrare dalla parte opposta dalla quale siamo usciti con l'ago. Questo è un ago che oggi non scorre, forse anche un pochino troppo grande, poi lo sostituisco. Ok, e facciamo questo tipo di lavorazione tutto in tondo sulle 15.0. Abbastanza facile. Qua, sì, questo è un arco un pochino troppo grande. Va bene. Direi che ci possiamo vedere finito questo inserimento di rocaglie 11.0 sopra le 15.0 dorate. A dopo. Ecco qui. Abbiamo inserito le 11.0 sopra le 15.0. A questo punto usciamo dalla rocaglie azzurra. Inseriamo sul lago una perla da 4 mm. Eccola qui. E poi noi ci inseriremo nella rocaglia azzurra
che abbiamo specularmente davanti alla rocaglia azzurra. Ecco qui. Quindi ci inseriamo sulla rocaglia azzurra. Questo chiaramente per chiudere questo foro con una perla come ho fatto nell'altro modulino. Ecco, rientriamo nuovamente nella rocaglia, siamo usciti da questa parte, rientriamo dalla parte opposta della stessa rocaglia e praticamente abbiamo fermato la perla. Abbiamo inserito la perla nel centro. A questo punto noi risaliamo sulla rocaglia 11.0 dorata e tra le rocaglie 11.0, non le ho preparate, dobbiamo inserire delle rocaglie da 8 mm. Eccole qua, 8 rocaglie bianche. Questo caso, poi i colori chiaramente ognuno di voi avrà le sue preferenze, intercalerà anche in maniera diversa. Ora io avevo fatto, ve lo dico così mentre inserisco le rocaglie 8.0, avevo fatto una prova anche con le perle da 2 mm e viene comunque un modulino molto grazioso. Andrebbe bene anche con le perle da 2 mm. Diciamo che non tutti dispongono delle perline da 2 mm, allora ho preferito alla fine inserire le rocaglie 8.0 perché diciamo che ce n'è una maggiore, diciamo in casa ce le abbiamo tutte, mette la perla da 2 mm, non tutti ce l'hanno, però diciamo se volete invece che inserire le 8.0 inserire la perla da 2 mm, viene semplicemente un modulino leggermente più piatto, ma comunque è grazioso, molto bello. Ok, e qui abbiamo terminato. Vi consiglio sempre di ripassare una seconda volta. Anche senza stringere troppo, altrimenti c'è il rischio che il modulino non rimanga bello dritto, ma diciamo che si curva un pochino. Invece se lo ripassate 2 volte senza stringere in maniera eccessiva, prende la giusta, a parte la giusta consistenza, ma anche rimane bello dritto, non si curva, ecco, vedete, assolutamente non si curva. A questo punto noi, una volta rinforzato, usciamo dalla rocaglia dorata. Ora lavoreremo con le rocaglie dorate. Dovremo inserire sul lago 14 rocaglie dorate, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ora sarà sempre uguale questo tipo di inserimento. Ora le contiamo insieme. Su questo dovete essere molto precise, quindi 4, 8, 12 e 14. Ok, come al solito usciamo da questa parte, entriamo sempre nelle rocaglie della parte opposta e faremo questi anellini, ci inseriamo su questo e nuovamente metteremo 14 rocaglie dorate, 2, sempre 11.0, 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 14. E ancora andremo a contarle. 3, 6,
9, 10 e 4, 14. Ok. Quindi usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta. Io direi che, essendo una cosa veramente molto molto semplice, potete proseguire da sole. Su questi pedali vanno fatti su ogni roccaglia dorata 11.0. Ok, a dopo. Stiamo inserendo l'ultimo petalo, vedete? Quindi usciamo dalla roccaglia dorata, rientriamo nella roccaglia 8.0 e ci inseriamo nella roccaglia dorata immediatamente dopo. Adesso avvicino un pochino per farvi vedere la lavorazione, ecco, vedete? Quindi ci inseriamo al centro di questo petalo. Ecco qui. Ora dovremmo mettere sul lago, semplicemente, se noi ora metteremo le perle azzurre, metteremo una 11.0 azzurra, una, ecco qui la sequenza che dovrete inserire: una rocaglia da 11, una perla da 3 mm, una perla da 4 mm ed una rocaglia sempre 11.0 dorata. Ora noi usciamo con il filo in questo verso, dovremmo contare del petalo 6 rocaglie, quindi 2, 4 e 6, e ci inseriamo nelle due centrali. Vedrete che anche da quest'altra parte ne abbiamo 6, così. Ora lo faremo un po' di volte, ma vedrete che anche questi passaggi sono assolutamente semplici. Poi prendiamo un'altra rocaglia 11.0 dorata e rientriamo nella perla da 4 mm, in quella da 3 e nella rocaglia azzurra, e nuovamente, ecco, poi tiriamolo, vedrete bene, non voglio tirare per farvi vedere come si fa. Allora, siamo usciti con il filo da questa parte della rocaglia, entriamo nella parte opposta, dopodiché, va bene, facciamo dopo, così lo vedete ancora meglio. Ecco, tirate bene e praticamente al centro di questo petalo abbiamo inserito queste rocaglie, queste perle e rocaglie. Poi attraversiamo la rocaglia 8.0, ci introduciamo nella rocaglia dorata e in quest'altro caso, mettendo le perle bianche, inseriremo una rocaglia 11.0 bianca. Ecco la sequenza. Sarà una rocaglia da 11, una perla da 3, una perla da 4 ed una rocaglia da 11 dorata. E faremo lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo fatto adesso. Nel senso, usciamo da questa parte, contiamo 6 rocaglie, 2, 4 e 6, entriamo nella settima e nell'ottava e controlliamo che da quest'altra parte ce ne siano sempre 6. Poi inseriamo una rocaglia dorata e rientriamo nella perla da 4. Queste qui hanno il foro leggermente più piccolo rispetto alle Swarovski, però insomma, si riesce comunque ad entrare. Ecco qua. Nella perla da 4, nella perla da 3 e nella rocaglia bianca. Dopodiché ci reinseriamo, siamo usciti da questo verso e entriamo nella roccaglia dal verso opposto e poi ci andremo ad inserire nuovamente nella roccaglia dorata attraversando l'8.0. Forse conviene.
facciamo un'altra volta, ma come avete visto anche questo passaggio è piuttosto semplice. È il filo che si intreccia. Ecco, ricordatevi che diciamo al vertice della perla da 4 ci sono due rocaglie. Ok, adesso. Ecco qui, ci inseriamo nella rocaglia dorata tra le rocaglie 8-0 e faremo adesso inseriamo le perle azzurre, quindi la rocaglia azzurra, quello che dovrete inserire sul lago. Quindi contiamo sempre 6 e ci introduciamo nelle due rocaglie, quindi nella settima e nell'ottava rocaglia. Poi inseriamo un'altra rocaglia dorata. E nuovamente ci inseriamo nella perla, nelle due perle e nella rocaglie. Ecco. E poi nuovamente nella rocaglia dorata dalla parte opposta. Ecco. E tirate bene. Io direi che, visto che il lavoro è ripetitivo, potete proseguire da soli e lavorare quindi sempre su questa rocaglia dorata tra le 8-0. Ci vediamo alla fine dell'inserimento. Abbiamo inserito tutte quante le perle, le rocaglie sugli 8 petali, quindi noi ci troviamo ad uscire dalla rocaglia dorata sopra, diciamo nel vertice del petalo. A questo punto poi la lavorazione sarà veramente semplice, bisogna soltanto contare. Dobbiamo inserirci nelle prime 4 rocaglie che abbiamo del petalo, vedete? Senza considerare quella di vertice, ecco, le prime 4. A questo punto dobbiamo riprendere le rocaglie 15, 0, ora le riavviciniamo, così utilizzeremo le 15, 0 e dovremmo prendere due rocaglie 15, 0, poi nel petalo a fianco dovremmo sempre contare 1, 2, 3, 4. Ci introduciamo tra la quarta e la quinta rocaglia, vedete? Adesso attraversiamo le prime due, questo è molto semplice, vedrete? Poi le due di vertice dove noi abbiamo inserito le perle e poi le due successive. A questo punto, se noi le andiamo a contare, ci conviene lavorare sul retro, ne abbiamo sempre 4 anche da quest'altra parte. Quindi prendiamo 2 rocaglie 15, 0, contiamo nel petalo le 4 rocaglie e ci introduciamo nella quinta rocaglia. Quindi contiamo 4, questa è la quinta. Sarebbe quinta e sesta, sono le due rocaglie prima del vertice. Poi attraversiamo le due di vertice dove abbiamo inserito per le rocaglie. Eccole. E poi le altre due successive e quindi ci troviamo sempre tra la quarta e la quinta rocaglie e nuovamente prendiamo due rocaglie 15 0 e ci inseriamo nella quarta rocaglia del petalo tra la quarta e la quinta e praticamente poi dobbiamo inserirci in 6 nelle 6 rocaglie successive, quindi 2,
4 e 6. Ecco perché vi ho detto che dovete essere molto precisi. Ecco qui. E quindi ci troviamo 4 rocaglie. Prendiamo le due rocaglie 15-0 e ci inseriamo tra la quarta e la quinta rocaglia. Ecco. E 6, tirate bene perché vedete, vedete che il modulino prende una certa consistenza. Poi io direi che possiamo proseguire da soli e poi dovete assolutamente ripassare il filo perché a questo punto il modulino prende una bella rigidità e diventa più carino secondo me. Ok? Io direi che potete proseguire da soli, ecco, faccio vedere dalla parte, diciamo, dove c'è tutta la lavorazione come bisogna inserire. Però qui non riusciamo a contare in effetti. Dobbiamo inserirci tra la quarta e la quinta rocaglia. Ecco. Ora proseguiamo e rinforziamo tutto quanto. Vedrete, il modulino a questo punto è terminato. A dopo. Ecco qui, una volta rinforzato il modulino rimane bello rigido. E se volete fare poi un orecchino con la monachella, potete semplicemente inserire sul vertice del petalo 10 rocaglie 15-0 e formate l'anellino per inserire la monachella. Altrimenti, se vi piace questo piccolissimo modulo leggermente diverso dal centrale, al limite vi faccio una piccola appendice di tutorial per farvi vedere com'è la lavorazione, perché è leggermente diversa. Io direi che questo tutorial è terminato. Io non faccio niente, nessun tipo di inserimento perché voglio utilizzare questo modulino per fare la collana e quindi poi ve la farò vedere. Ok, i tre modulini per la collana. E io direi che come al solito è un tutorial molto semplice, con pochissimo materiale, come avete visto, come piace a me. Quindi l'orecchino barocco è terminato. Vi mando un bacio a tutti quanti e al prossimo tutorial. Spero vi sia piaciuto comunque. Ciao ciao!